Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin. Buongiorno. I cristiani a questo mondo sarebbero all'incirca 2 miliardi su 7 miliardi di abitanti. Viene da pensare, tuttavia, anche se il giudizio spetta solo a Dio, che non pochi di essi siano cristiani solo di nome. Infatti, se è vero che ci è stata data una carica capace di influenzare positivamente l'andato del mondo, come si spiega che riusciamo a incidere così scarsamente? Io, presunzione a parte, credo di conoscere il motivo. Molti si dicono cristiani, ma non hanno alcuna relazione con Gesù Cristo. Ora, se porte e finestre della vita sono chiuse e sbarrate, la luce del sole non può entrare. E chi sceglie di restare al buio, all'occorrenza non può illuminare nessuno. C'era molta folla a Cafarnao quel giorno, come ci riferisce il Vangelo di questa domenica. Sì, ma era la folla delle grandi occasioni, che visto Gesù da vicino, poi se ne sarebbe tornata a casa senza che nulla fosse cambiato. Ma quel papà di cui il brano evangelico parla non era affatto lì per passatempo. La sua bambina stava morendo. E cosa non fa un papà, una mamma, in un frangente come quello? Alla sua richiesta, Gesù troncò il suo discorso e andò con lui. Quando si porta a Gesù se stessi, allora scatta la relazione, la fede vera. Ma ecco entrare in scena anche una donna malata che, non potendo parlare al Signore, cerca di toccargli almeno l'orlo del mantello. Ci riesce ed è guarita. Al che Gesù si volta di scatto per guardarla negli occhi e dialogare con lei. E non è questo la fede? Nel frattempo però la bambina di cui si parlava è morta, non c'è più niente da fare. Ma a questo punto il Signore ha una reazione sorprendente. Non temere, dice a quel papà, soltanto abbi fede. La bambina non è morta, ma dorme. Di fronte a questa affermazione del Signore, che ha tutto il sapore di una diagnosi, il Vangelo afferma che i presenti lo deridevano. È il buon senso umano a provocare una tale reazione. Ebbene, la fede va oltre l'umano buon senso. Quella bambina morta, che presa per mano da Gesù e al suo invito si alza e torna a vivere, è la conferma di questo. La fede, la relazione viva con Cristo, va oltre ogni umano buon senso. Ma è possibile arrivare a una fede così? Sì, scegliendo di legarsi saldamente a Gesù Cristo, con una relazione forte e sempre più vitale. Allora, tanti o pochi che siano i cristiani a questo mondo, la loro presenza non sarà insignificante. Non perché risultino particolarmente bravi, ma perché Lui, il Signore, può contare su di loro. Buona domenica. Una parola per noi. Commento al Vangelo della Domenica a cura di Don Piero Rattin.